Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Io sono Martina e oggi ti parlo di 10 cose di cui ho smesso di preoccuparmi. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video. E se non lo fate già, seguitemi anche su Instagram. Io sono Martina Tazza. Cominciamo. Numero 1, la moda. Fortunatamente non sono mai stata una persona troppo attaccata alle mode. Anche durante l'adolescenza, che di solito è un periodo un po' critico, riuscivo comunque a mantenere il mio stile e a indossarlo con sicurezza. Questo chiaramente mi ha permesso di rafforzare molto la fiducia che avevo in me stessa, perché mi sentivo a mio agio nei panni che indossavo e non sentivo la necessità di adeguarmi agli altri. Infatti, durante l'adolescenza sono stata emo, e poi crescendo ho adottato uno stile più vintage, oggi mi piacciono tanti colori, quindi insomma cerco sempre di indossare quello che mi fa stare bene. Riuscire a trovare il nostro stile e portarlo con sicurezza non solo ci fa capire che gli altri in realtà non ci giudicano quanto noi pensiamo, e poi anche se giudicano, chi se ne frega, ma spesso le persone che vedono la nostra sicurezza tendono anche a imitarci. Io me ne sono accorta un anno in cui avevo comprato degli occhiali da vista veramente molto grandi, con una montatura rotonda grande, e oggi si vedono di più in giro, ma all'epoca veramente non li aveva nessuno, e nonostante fossero davvero particolari, io stessa dovevo farci un po' l'abitudine, li ho sempre indossati con sicurezza perché mi piacevano tantissimo e tante persone mi hanno chiesto che marca fosse, che brand fosse, per poterli acquistare perché piacevano anche a loro. 2. Il futuro. Ho smesso di preoccuparmi di tutti gli scenari possibili, spesso catastrofici, che la mia mente continuava a ripropormi ogni volta che avevo, diciamo, un futuro un po' incerto. Quindi, insomma, smettere di preoccuparsi del futuro, del fatto che potrebbe andare tutto male, anche perché quegli scenari di solito non si realizzano e le cose spesso si aggiustano da sole. Quindi mi evito tanta preoccupazione inutile e tanto spreco di energia. 3. Ho smesso di preoccuparmi di voler fare la differenza. Che cosa intendo con questo? Oggi, soprattutto sui social, pensiamo che per sentirci realizzati dovremmo cambiare il mondo, scrivere il bestseller della vita, avere un'attività propria che ci permetta di guadagnare tanti soldi, essere famosi e così via. Insomma, mi sono accorta che queste cose in realtà mi bloccavano, cioè avere delle aspettative così alte non mi permetteva di buttarmi praticamente in niente. Tutto ciò che mi piaceva poi non lo volevo fare perché avevo paura di non riuscire ad arrivare a quegli standard così alti e quindi di rimanere delusa. Non voglio più privarmi di belle esperienze, quindi ho scritto 2 libri con una piccola casa editrice che però mi ha permesso di realizzare il mio sogno di poter pubblicare qualcosa che appunto ho scritto io. Mi sono resa conto che un lavoro normale va benissimo, va bene anche un lavoro per l'appunto normale, non c'è bisogno di diventare famosi o di essere ricchi. Insomma, capire che non sono quelli gli standard a cui dovremmo puntare, ma a una vita semplice che rispecchi i nostri valori e che ci permetta di essere felici ogni giorno. 4. I numeri sui social. Una volta ero molto più attaccata a questo numero, al numero dei like, al numero degli iscritti, dei follower. Ho smesso assolutamente di preoccuparmene. La vita è troppo breve per preoccuparsi del numero dei like. 5. Vincere le discussioni. Questo non è semplicissimo per me perché sono sempre stata una persona che quando sente qualcosa che non le torna, quindi se sento qualcosa con la quale non sono d'accordo, tendo proprio d'istinto a mettermi a discutere. Ma nel tempo ho imparato a non farlo. Il mio motto è: se non ne vale la pena, ha ragione l'altro. Nel senso che quando si presenta la possibilità di poter discutere su qualcosa, mi chiedo se ne vale la pena. Ne vale la pena perché magari è un argomento al quale tengo molto, perché è qualcosa che mi riguarda, o perché penso di poter intavolare una discussione con il mio interlocutore che mi permetta di crescere e che mi permetta anche di far crescere l'altro, insomma, quando c'è uno scambio reciproco. Allora sì, in quei casi ne vale la pena e discuto, ma se non ne vale la pena, quindi la persona che ho di fronte è una persona magari particolarmente ottusa, oppure l'argomento non è importante, quindi appunto non ne vale la pena, so che sprecherei un sacco di energie e ci starei male, quindi evito la discussione. 6. Avere sempre dei piani.
Non è semplicissimo per me perché ho sempre la mente in avanti a programmare i giorni successivi, però a volte lasciarsi andare, vedere le cose come vanno, lasciandole proprio libere di scorrere, è molto liberatorio e poi ci permette di avere meno paura quando vogliamo fare il primo passo per qualcosa di nuovo. 7. Ho smesso di preoccuparmi di prendere sempre la decisione perfetta. Questo è particolarmente difficile per i perfezionisti, ma ho capito che a volte è necessario fare dei tentativi, imparare, crescere e se necessario aggiustare il tiro anche strada facendo. 8. Ho smesso di preoccuparmi della strada non percorsa, cioè che cosa sarebbe successo se la persona che siamo oggi è il risultato di tutte le decisioni che abbiamo preso in passato e dobbiamo ricordarci che quando abbiamo preso quella decisione era quella migliore con gli strumenti che avevamo in quel momento. Inutile ragionare con il senno di poi. 9. I no ricevuti. Ho smesso di preoccuparmi dei no che ricevo semplicemente perché questi non rappresentano il mio valore. Cioè, un no ricevuto non significa che io valgo di meno, ma semplicemente che devo reindirizzarmi per trovare qualcosa che sarà migliore per me. 10. Ho smesso di preoccuparmi di non essere abbastanza impegnata. Questo è estremamente importante. Io credo che veramente siamo nel mondo della performance, dobbiamo sempre essere impegnati. Anzi, proprio a volte è proprio motivo di vanto, no? Dire oggi ho fatto questo, ho lavorato 10 ore, non ho pranzato, ho fatto 100.000 cose tutte in una giornata. Oh mamma, io non mi vergogno di dire che io 10 ore al giorno mi rifiuto di lavorarle, che io ho bisogno di avere dei tempi per me, per le mie passioni, per rilassarmi, per riposarmi e non ne ho bisogno una volta ogni 6 mesi, ne ho bisogno ogni giorno, ogni settimana. Ovvio, ci saranno delle giornate in cui gli impegni sono tanti, sarà più complicato, ma tendenzialmente il mio obiettivo è quello di avere una vita in cui riesco a gestire il mio equilibrio interiore e non riuscirei a farlo se avessi una vita perennemente piena di impegni. Quindi non vergogniamoci ad alleggerire l'agenda, a eliminare impegni, a dire di no, perché veramente fa la differenza per la nostra felicità e renderci la vita super piena di cose da fare non è qualcosa che ci fa elevare nell'opinione degli altri. E poi ripeto, dell'opinione degli altri. A noi non importa. Bene, ragazzi, il video finisce qui. Spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere se ci sono delle cose tra queste che ho elencato che invece ancora continuano a preoccuparvi e se pensate appunto di lasciare andare qualcosa per vivere un po' più serenamente, oppure quali sono le cose che siete riusciti a lasciare andare e delle quali avete smesso di preoccuparvi. Io vi leggo nei commenti e noi ci vediamo la prossima settimana con un altro video. Ciao!